Io vedo anche le mie amiche, le mie coetanee che sono fortemente condizionate da queste cose. La bellezza la sentivo come un fattore molto importante. Io sono ossessionata invece da questo. Io sono perennemente a dieta perché sono molto fissata. Ognuno ha i propri traumi inferiori, interiori e la propria vita e che ti porta a portare avanti o la bellezza o la professionalità o quello che ti pare. Diciamo che molti lo prendono anche un pochino come un aiuto in più per riuscire in una cosa, come se una donna più bella è, più ha possibilità o più ha chance di potersi inserire in un determinato ambiente. Mia figlia, ad esempio, lei tante volte mi dice: devo studiare, voglio studiare tanto perché non voglio diventare una velina. La bellezza serve però, perché sennò non puoi fare certe cose. A me diverte molto l'idea che con uno sguardo, con un sorriso, riuscire da una parte a ottenere subito quello che è qualcosa che vuoi ottenere per il tuo lavoro. Forse ti consente di attraversare il mondo con una corazza in più. Vedo più lei come immagine della bellezza. La prossima volta che mi fai nascere, fallo senza peli, un po' più alta e con una voce migliore. Io, che sono sempre stata abbastanza insicura, mi sono sentita comunque magari, non so, non adeguata, esatto, inadeguata. Sì. Cioè, trovo dei difetti in me che voglio in continuazione mettere a posto, perfezionare. L'idea mi dà un doloroso da morire, però una liposcultura, non lo so. Mi sarebbe piaciuto quando ero piccola fare una liposuzione, cioè, nel senso di infilarmi in una stanza e uscire bellissima. Mi dico sempre piccole ma sincere e comunque a me piacciono. E mi affidavo anche a lei, naturalmente, che però insomma cercava di consolarmi, di rassicurarmi. Non funzionava. Sì, perché rischi che di superare il limite e di arrivare ad ammalarti psicologicamente, comunque a farla diventare una vera ossessione, la ricerca della perfezione. Vanno a fare dei casting per non so che cosa, pubblicità. Mia figlia all'inizio sembra abbastanza lusingata. Ti rendi conto? Hai il book! Siamo troppo belli nella nostra diversità per pensare di fare tutte queste figurine spaventose. Tante piccole Britney Spears, tante piccole Anna Montana. Più sei bella, più hai ragazzi attorno, più sei popolare.